Al prefetto Laura Lega, buongiorno dal Viminale, buongiorno prefetto. Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori. Perché ci parla di un'iniziativa che abbiamo voluto seguire perché il 7 giugno è stato aperto, c'è stata l'inaugurazione del distaccamento dei Vigili del Fuoco nella Terra dei Fuochi. E questa è una bella notizia di legalità e di rinascita anche per quel Sì. luogo. Assolutamente sì, è un'iniziativa importante che abbiamo proprio ieri si è svolta, eravamo giù a Giugliano, credo che è un grande significato per quel territorio, estremamente importante. È un segno della presenza dello Stato, essere accanto alla comunità giuglianese, a quelle che sono ovviamente anche tutti gli attori di quel territorio, a partire dall'amministrazione locale, non soltanto, per poter garantire la massima sicurezza in quel territorio, l'incolumità delle persone e ovviamente la tutela dell'ambiente. Senta, appunto è importante per quel territorio, ma è importante per tutti vedere che lo Stato arriva in questi territori. Sì, l'apertura del distaccamento dei Vigili del Fuoco a Giugliano ha un significato proprio che va in questa direzione. E aggiungo una cosa, che ieri noi abbiamo voluto anche, come dire, in qualche modo testimoniare una saldatura importante. L'apertura del distaccamento in questo momento a Lago Patria è ovviamente grazie anche all'amministrazione comunale che ci ha messo a disposizione l'immobile, è un'immediata presenza dello Stato in quel territorio, dei Vigili del Fuoco che grazie anche ai droni, a tecnologie moderne, ha un intervento anche di controllo maggiore, proprio come dire, fisico del territorio, perché ci sarà anche una mobilitazione che consentirà di verificare giornalmente, di testare quello che sta accadendo e quindi prevenire per quanto possibile anche l'insorgenza dei roghi, è la risposta immediata. Ma siamo strabici, guardiamo ovviamente all'attualità, all'apertura attuale del distaccamento permanente, ma poi grazie all'intervento dell'Agenzia dei Beni Confiscati. Presto apriremo poi quella che sarà la sede definitiva utilizzando un bene confiscato alla criminalità organizzata proprio nel territorio di Giugliano. Insomma, È un, ripeto, un momento di saldatura importante, una risposta concreta, fatti, che si vuole dare a quella popolazione.